carissimi amici di Iceberg News, un ri raffreddato, un riafono Allegher, eccoci, da Paolo Travagnino e Marino Midena, eccoci. Ed eccoci qui, ennesima puntata serale in questa Iceberg News. Immediatamente i contatti, come è nostro uso e costume, 339 39 90 836 per quanto riguarda il contatto telefonico, per quanto riguarda il contatto telematico, info@icebergnews.it, desumibile dal sito www.icebergnews.it. Naturalmente seguiteci, perché sono in arrivo molte novità, soprattutto per quanto riguarda la nostra visibilità web, che naturalmente sapete è l'ultima frontiera, noi ci adeguiamo, ma ci piace molto questa cosa. Mentre per quanto riguarda il vostro materiale che stiamo ricevendo, vi ringrazio, io lo so che posso essere ripetitivo, ma insomma è veramente di cuore, io amo scartabellare, aprire, annusare i vostri prodotti, perché sono un amante della cultura, perciò i vostri corti, i vostri cortometraggi, i vostri libri, le vostre edizioni, insomma tutto quello che ci mandate per me è oro colato, e spero di avervi qui in trasmissione per i prodotti più interessanti, i migliori. Potete inviarli a Iceberg News, all'attenzione di Paolo Travagnin, via Ennio Bonifazi 36/500167, Roma. Detto questo, immediatamente la parola a Marino in regia, che puntualmente ci indica la bellissima serata di questa sera. Marino? Sì, infatti Paolo, una bellissima puntata, parleremo di cose interessantissime, delle vere chicche che abbiamo soltanto noi alle Iceberg News. Però naturalmente manteniamo gli appuntamenti fisici con le news, per esempio, dove parleremo di danza e di cinema, avremo la clip musicale con il brano Alter Ego di Nearco, e poi appunto un ospite particolare che ci svelerà un mondo legato al cinema che è poco conosciuto, quello dei manifesti, delle locandine, e ripercorreremo un viaggio bellissimo nella storia del cinema insieme ad Alberto Castagna dell'archivio Immagine Cinema, quindi veramente una puntata imperdibile con grandissime curiosità. Paolo, io ti vedo in studio, devi presentare qualcosa? Beh sì, effettivamente hai già detto tutto tu, in effetti i nostri amici emiliani che ci inviano solitamente e puntualmente i loro prodotti in videoclip ci hanno inviato anche questo ultimo videoclip, come dicevi tu, di un bel tenebroso, insomma, di Nearco, che con il suo alter ego ci fa compagnia questa sera. Ci rivediamo tra un po' qui. Allegher! Tu sei l'abitudine a questa vita di eccessi e tutti i suoi compromessi. Tu sei l'abitudine, arrivi in punta di piedi, ottieni ciò che mi chiedi. Non hai solitudine, ma tentazioni latenti, non hai mai pentimenti. Ed è così facile per te dare un senso a tutti i miei perché. Yeah. Per te è così facile rimanere coerenti, avere certi sentimenti. Sei ipocrita, inutile, e cambi comportamenti in base a chi hai lì davanti. Ma questa inquietudine che in me puoi guarirla sempre solo te. Non credo alle favole, credo a quello che vedo, questo cielo sereno. Tu martire giudice, il modello perfetto nel lavoro, nel letto. Non versi le lacrime, chiudo gli occhi e ti vedo, maledetto alter ego. Ma questa inquietudine che in me, puoi guarirla sempre solo te. Non credo che tu abbia sempre
ma non mi molli mai. Chiudo gli occhi e ti vedo, maledetto alter ego. Ed eccoci rientrati in Iceberg News e immediatamente, come al solito, come siete usi, carta e penna per la nostra opportunità lavorativa nel campo del cinema, in questo caso, perché si cercano attori e comparse in Toscana. In Toscana perché il regista Piero Torricelli sta cercando per il suo nuovo film attori e proprio comparse. Per chi volesse mettersi in gioco, può farlo scrivendo un'email a pigliamicosi@hotmail.it. Chiaramente, se non avete avuto tempo di scriverlo, di prendere queste informazioni, scrivete a noi e noi vi rimandiamo tranquillamente tutte le notizie del caso. Immediatamente io passo la parola a Marino Midena, che è pronto nel suo salottino, anzi nel nostro salottino serale, per esporci e raccontarci veramente questo magnifico mondo di immagini del cinema. Eccolo. Dici bene, Paolo, perché abbiamo la fortuna di ospitare questa sera un collezionista, un cultore, un personaggio particolare, adesso lo scoprirete, Alberto Castagna, che guida con perizia l'archivio Immagini Cinema, dove si raccolgono reperti, si fa proprio archeologia del cinema in qualche modo, Alberto, insomma. Si fa archeologia del cinema, l'archivio Immagini Cinema, come dice la parola stessa, è una massa di materiale di notevole entità ormai, che esiste da 30 anni e che raccoglie tutto il materiale cartaceo che riguarda il cinema, ed esattamente i manifesti, le locandine, le fotobuste, le foto di scena, le brochure, e che più o meno, diciamo, con qualche eccezione, con qualche cosa in più anche andando verso gli inizi del cinema, è abbastanza sostanzioso dalla seconda metà degli anni 30 ai nostri giorni. Dico una cifra esatta se svelo ai nostri telespettatori che l'archivio Immagini Cinema ha un patrimonio di 350.000 tra immagini e documenti vari? No, è proprio così, 300.000, 350.000, tutti riuniti insieme con grandi sacrifici e con alla base la grande passione che ci guida. Quindi come sei riuscito a raccogliere questo materiale? Abbiamo cominciato verso la fine degli anni 70, 1977-78, quando uno dei nostri fornitori si presentò nella nostra libreria con una macchina piena di scatole dal contenuto, diciamo, che riguardava il cinema, ed esattamente erano circa 10-12.000 fotografie di scena della Warner Bros. Che coprivano un periodo che andava dalla fine degli anni 30 più o meno alla fine degli anni 50. Naturalmente vederle innamorarsene è stato un tutt'uno, e da lì abbiamo venduto relativamente poche cose che ci servivano un po' per sopravvivere, però lì è nata l'idea di cominciare a pensare ad un archivio vero e proprio, perché già il quantitativo ce lo permetteva, insomma, era piuttosto sostanzioso. È un incontro fortunatissimo, avete fatto un tuffo nell'altro cinema, quello che non si vede. Certo, comunque, come si può immaginare, il fascino era dato dal fatto che figuravano tutti i più grandi attori americani dell'epoca, come si può immaginare, dalla foresta pietrificata, Humphrey Bogart e Bette Davis, c'era Edward G. Robinson, c'erano tutti i grandi divi dell'epoca fino agli anni 50, più o meno, certamente tutti quelli che lavoravano per la Warner Bros., però erano tantissimi, insomma. E ancora li conserviamo, insomma, io credo che queste fotografie ci sono.
Io credo che molti cinefili ti siano grati anche per un libro che pregherei la regia se può mandare la copertina, l'avevamo acquisita prima, ma comunque noi continuiamo, che raccoglie migliaia di manifesti. Migliaia è un po' eccessivo, ecco, ne raccoglie 340 che, selezionati da migliaia. Nel senso che questi 340 cercano di dare un'idea della storia del cinema attraverso i manifesti, vanno in ordine cronologico, comincia infatti dal famoso cinematografo Lumière che poi vedremo, sì. E arrivano più o meno fino agli anni 90. È un libro dell'editore Federico Motta che aveva... Credo che sia andato comunque con il tempo esaurito, perché so che alla casa editrice non ne hanno più. Insomma, chissà se riusciamo a stimolare una nuova edizione, perché è veramente una chicca, è un cult, come si dice, perché raccoglie veramente un patrimonio inestimabile. E hai praticamente percorso la storia del manifesto cinematografico, ci vuoi svelare qualche cosa? Dove nascono per esempio i manifesti? I manifesti, in linea di massima, quando ci si chiede dove nascono i manifesti, noi pensiamo sempre alla Francia, ecco, a Toulouse-Lautrec, a Jules Cheret, quello che citavi prima. E per quello che riguarda i manifesti cinematografici sicuramente lo possiamo dire, perché quello che i telespettatori vedono proiettati in questo momento, se non il primo, è sicuramente il secondo manifesto cinematografico che la storia ricordi, disegnato da un francese naturalmente che si chiamava Ozol, e che, come possiamo vedere da questo manifesto quelli successivi che abbiamo selezionato, che sono uno di Edison e uno che si chiama American Entertainment, mettono l'accento, eccolo, fanno qua vedere e pubblicizzano più il mezzo cinematografico. Come si può vedere, la parte principale del manifesto è dedicata al pubblico che guarda uno schermo. Certo. E questo naturalmente perché i film avevano ancora, siamo a alla fine dell'Ottocento, inizio 1900, inizio 900. Quindi si voleva sottolineare... Per cui, certo, i filmetti duravano un minuto e mezzo, non erano tanto importanti, era più importante il mezzo cinematografico, che era la vera scoperta scientifica, tecnica, certo, del momento. Anche se non tutti avevano le idee chiare sul seguito che avrebbe potuto avere negli anni successivi. E credo che anche American Entertainment, l'altro manifesto, sia sempre sullo stesso, esatto, tema. Sempre sullo ecco, stesso infatti tema. Vediamo il raggio. Vediamo sempre il raggio del proiettore che illumina quella scena e sempre tutti quanti gli spettatori, certo, seduti in platea. Tu avevi citato Toulouse-Lautrec per come, sì, modello forse dei primissimi manifesti. No, Toulouse-Lautrec naturalmente non ha niente a che vedere con i manifesti cinematografici, però la nascita del manifesto fa risalire sempre un po' alla Francia, perché in quel momento, diciamo, dal punto di vista grafico e illustrativo era la nazione più evoluta. Però dobbiamo anche pensare che tutte le nazioni che avevano, diciamo così, un'economia industriale, avevano scoperto questo nuovo mezzo pubblicitario. Cioè il manifesto essenzialmente è un veicolo pubblicitario, pubblicitario nel nostro caso, pubblicitario dei film, però tutti quanti sanno che tutte... Ecco, qui ci hanno mandato questo per esempio l'Hémisphère du Ciel è un... manifesto che già si occupa dell'argomento del film piuttosto che del mezzo cinematografico, infatti risale già a qualche anno più tardi, è un manifesto del 1907. Bellissimi comunque, devo dire che sono delle opere d'arte proprio. E dicevo che essendo un veicolo pubblicitario, chiaramente era appannaggio di quelle
di quei paesi che erano più avanzati in questo senso. E quindi è vero che la Francia forse ha avuto un primato, però anche l'America e anche l'Inghilterra e dici, anche la Germania. Dici perfettamente, perché l'immagine sullo schermo già anticipa proprio uno dei primi film. Esatto, quello è un film del 1915 che io immagino che tutti quanti conoscano almeno come nome, è La nascita di una nazione di Griffith, ed è considerato uno dei capisaldi nella storia del cinema. A questo proposito vorrei dire che non tanto in Nascita di una nazione, ma in Intolerance, che è il manifesto. Questo è un secondo. Perché una caratteristica era proprio che molto spesso c'erano più di un manifesto. Quello di prima, se ci si può ritornare un attimo, è un momento molto particolare, l'uccisione del presidente Lincoln. Col seguito della fuga dell'assassino, che poi naturalmente sarà fermato. Viene preso. E dicevo, non tanto in Nascita di una nazione, ma in Intolerance, ecco. Nell'episodio che riguarda la caduta di Babilonia, c'è un riferimento molto esplicito. Non possiamo dire proprio una copiatura di film italiani, però c'è un riferimento molto esplicito a Cabiria. Cabiria era un film italiano uscito nel 1914, diretto da Giovanni Pastrone, che aveva fatto epoca, aveva fatto scuola, era andato in America dove aveva avuto un grandissimo successo. Questo è il manifesto bellissimo di Metria, uno dei manifesti, perché era un film poi talmente importante che ne sono stati fatti vari. Comunque questo è uno dei più bei manifesti di Cabiria, di Metlikovic, e riguarda l'immagine, quella di un sacrificio umano, insomma, che è nel film, se qualcuno avrà occasione di vederlo, naturalmente ricorre, sono sacrifici umani al dio Moloch. In questo film, come prima nel Quo Vadis di Enrico Guazzoni, ci sono delle scene di massa che per la prima volta, possiamo dire, nella storia del cinema sono state così imponenti, così importanti, tant'è vero che hanno fatto scuola e che molti registi successivi li hanno in qualche modo tenuto presente. Alberto, io ti prego di restare accanto a me, ti interrompo un attimo, ti ridò dopo la parola, perché volevo lasciare una battuta a Paolo, perché ci deve presentare un piccolo contributo video di carattere sociale, vero Paolo? Sì, perché ci è giunto da un nostro carissimo amico, attore e autore, Ennio Drovandi, che a breve vorremmo anche invitarlo in trasmissione, questa pantomima, come la chiama lui, sulle stragi del sabato sera. Noi siamo chiaramente attenti a motivi sociali, e questo è uno dei grandi motivi per i quali bisogna porre veramente attenzione. La vediamo subito, perché mi sembra giusto, e poi Ennio cercheremo di averlo qui in trasmissione per farci spiegare un po' come è arrivato anche lui a interessarsi così fortemente di questo settore. Lo vediamo subito e ci ritroviamo qui tra brevissimo. Leger. Salve, sono Ennio Drovandi e, come diceva una vecchia famosa pubblicità, mi sono messo una strana idea in testa, quella di fare una pantomima sulle stragi del sabato sera. A Pistoia ho trovato dei ragazzi che mi hanno aiutato, abbiamo simulato un incidente, abbiamo simulato dei ragazzi che ballano come se fossero in discoteca, abbiamo simulato questi ragazzi sempre che si muovono prima di andare in discoteca, quando già nel bar, nei famosi aperitivi, già si inoltra alcol e purtroppo anche droga. Abbiamo simulato tutto questo, abbiamo simulato anche il dolore, che tutto questo è finto, ma quando succedono incidenti sono veri. Il senso è: divertiamoci tutti, ma non facciamo sì che serate meravigliose che nascono all'insieme del divertimento, per colpa della droga o per colpa dell'alcol, poi diventino tragedia. Facciamo che tutti noi rivediamo la mattina. Adesso la nostra pantomima.
Eccola qua. I nostri amici attori stanno simulando una situazione che è sempre chiara in tutte le discoteche. Migliaia e migliaia di giovani che ballano, che sono allegri, ma sono anche euforici. Troppo spesso euforici. E qualche, molti, anzi personaggi squallidi, offrono pasticche. E poi ancora al bar a bere alcol, alcol, alcol ancora. E poi si deve uscire. Si deve uscire, si deve andare a casa, ma spesso il più sballato si vuole mettere alla guida. Qualcuno più azzerato dice no, dai, non guidare. Ma qualcuno dice no, ce la faccio. Ma poi siamo tutti presi dall'alcol, dal divertimento, sicuramente dalla musica assordante, da quelle luci che sono entrate nel cervello e si entra in macchina, non si pensa, si va veloci. E allora? Questa è la colonna sonora della notte, del divertimento. Ma poi, purtroppo, c'è un'altra colonna sonora. Questa. Arrivare gli amici, arrivano i parenti, ed è la disperazione, una disperazione che si poteva evitare, si poteva evitare, sì. Ed eccoci rientrati qui in Iceberg News e siamo in compagnia di Marino Midena, come al solito, ma nel nostro graditissimo ospite che ci ha questa sera veramente affascinato, proprio captato la nostra attenzione su questo meraviglioso mondo delle immagini del cinema, della storia del cinema. E, penso che avevi qualche ultima battuta. Sì, proprio un'ultima battuta, proprio perché il discorso è stato veramente interessantissimo, siamo rimasti tutti estasiati qui in studio. Abbiamo parlato della Francia con i primi manifesti, il cinema nascente americano, abbiamo detto poco però dell'Italia. Com'era la situazione in Italia? La situazione in Italia era... naturalmente dal punto di vista creativo ottima, nel senso che per esempio Filoteo Alberini, che è uno dei pionieri, anzi il pioniere per eccellenza del nostro cinema, aveva presentato un suo apparecchio cinematografico di cui esiste un brevetto addirittura a novembre del 1895, quindi in contemporanea con quello dei fratelli Lumière. E ha avuto un momento di stasi, nel senso che gli operatori italiani lavoravano per lo più per la Francia, per Lumière, però poi, come abbiamo visto parlando di Enrico Guazzoni e di Giovanni Pastrone, c'è un momento in cui
confortati e assistiti dall'industria, sono riusciti a scoprire questo filone, soprattutto che si riallacciava alla romanità, con film come Quo Vadis, come Cabiria, che hanno fatto un po' scuola in tutto il mondo. Alberto, io ti devo strappare una promessa, perché quello che ci racconti è talmente importante. Tu devi tornare, ci devi fare la storia del Manifesto e la storia anche del cinema, perché ci regali notizie, pillole che solo tu sai, perché sono veramente delle chicche. Io ti ringrazio di essere venuto qui, fermati insieme molto, a noi. Molto per il saluto finale, ma io devo ricordare, perché mi sta molto a cuore, Dune Restaurant, ma non il ristorante, bensì il locale, il Dune Club. Visitate il sito, anche attraverso il nostro Iceberg News, c'è l'icona a destra, dove potete scaricarvi il programma. È uno dei pochissimi locali di musica dal vivo, di musica di qualità dal vivo, con ingresso gratuito, senza tessera, insomma, andiamo, facciamo qualcosa per la musica di qualità. Noi siamo veramente di corsa, di un bel Aleger. Un bel Aleger, che è il nostro saluto tutti insieme. Aleger, eccoci. Alla prossima settimana, ciao.